Sabato 25 e domenica 26 giugno scorsi sulle strade dell'Alta Padovana, a Sant'Eufemia di Borgoricco, a Mastanzago, si è svolta a 2 giorni del campionato europeo riservato ai cicloamatori tesserati all'Udace Xain. Alla spettacolare kermesse organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche Mastanzago e Sant'Eufemia, in collaborazione con le Vespe del Gratticolato e con il patrocinio della Regione e della Provincia di Padova, hanno partecipato circa 800 ciclisti provenienti da varie regioni d'Italia, mentre dall'estero sono arrivati in terra veneta cicloamatori svizzeri, francesi, belgi, austriaci, tedeschi, croati, sloveni e sammarinesi. 8 le gare in programma su un tracciato pianeggiante di 13 km e 500 metri da ripetersi più volte in base alle categorie. Nella prima giornata andata in scena a Sant'Eufemia di Borgoricco sono andati in gara i Super Gentlemen categoria A e B, le donne categoria A e B e i Gentlemen. E vediamo le classifiche. Per quanto riguarda la categoria donna A, il successo è andato ad Erika Risciotti delle fratelli Lunardelli, che ha preceduto Anna Farina della Vesani Bike di Verona, Elisa Rudella della MEM Bertoldo Racing, Alessia Bortoli della Bici Sport di Sandrigo, Profumo Samantha Profumo della pedale Borgo Dalese, Clara Rampollo del team Pulinet, Cinzia Pancheri dal team Bike Travaglia, Silvia Melato del team GEG e Ulla Jakumin del Chiarco Rosso. Ricordo, la categoria donna A comprende le ragazze d'età compresa dai 15 alle signore di 39 anni. Per quanto riguarda invece le donne B, dai 40 anni ai 75 anni, pensate voi, si è imposta Monica Squarcina del team Este Bike Zordan davanti a Vania Bergamo, della fratelli Lunardelli, Isabella Brega, team Finotti, Grazia Maria Bottin della Mecaira, Maria Monaco della MEM Bertoldo Racing, Sandra Sella della New Line Sossano, Lauretta Granzotto della Solighetto, Alessandra Casarin, Tinky Ladies e Augusta Serci della Marcona. Siamo con Erika Risciotti, vincitrice di questo titolo continentale. Hai festeggiato con i tuoi compagni di squadra alla grande, insomma, una grande soddisfazione, perché quando si fanno queste fatiche, sacrifici, poi sei mamma anche, per cui... Sì, anche mamma, sì, però sempre ringraziare la squadra sicuramente, che so che posso sempre contare su delle compagne dietro che mi danno una gran mano, ecco. Ti abbiamo visto in bici bene, ben posizionato lì, non è da poco che fai bicicletta, insomma, a livello amatoriale. No, sono circa 10 anni, poi mi piace molto anche fare le cronometro, quindi queste azioni solitarie mi piacciono anche, sì. Ho fatto 25-30 km da sola a tutta, proprio... Sì, beh, la distanza giusta per una cronometro, no? 25 km, ma mi sono anche divertita, anche se il percorso, vederlo così sulla carta, non era proprio per me così pianeggiante, però poi, insomma, è andata. Per finire, Erika, a chi dedichi questa vittoria? Beh, sicuramente al marito che mi sopporta e che mi consiglia sempre, e alle ragazze, certamente, le ragazze che dietro lavorano sempre per me. Di dove vieni? Che cosa fai oltre a questa passione della bici? Io faccio la mamma, ho un lavoro part time, diciamo, e niente, i due bambini, ecco, penso ai miei bambini. Vieni a Suse Gana? Suse Gana, sì, vicino a Conegliano Veneto. Erika Risciotti si è imposta coprendo la distanza di 68 km in 1:36:56, la media oraria di 42:09, mentre Monica Squarcina, che ha vinto la categoria Donne B, si è imposta coprendo la stessa distanza in 1:36:56, alla media oraria di 42:09. E siamo i Super Gentlemen, siamo i maschi quindi, categoria A, successo di Giorgio Grettel della Logistica Ferrari, che ha coperto la distanza di 68 km in 1:35:50, a media oraria di 42:57. Secondo posto per Luciano Guidolin del 3B Elisa, terzo Fausto Ronchetti, team bike Travaglia, seguono Alfio Maracani della Torri Rovigo Vigor, Luigi Pegoraro della Vesani Bike di Verona, Paolo Simone della Fratelli Lunardelli, Claudio Baldoni, autocarrozzeria Ric, e quindi Romano Melandri, team Renault Bike, e Giovanni Pancheri dal team Bike Travaglia. Per quanto riguarda la categoria Super Gentleman B, successo per Adriano Zerbinato, che si è imposto coprendo la distanza di 68 km in 1:31:35, alla media oraria dei 44:55, precedendo Albertino Baldi, pedale Bellariese, quindi Roberto Gnoatto della Ceramica Sonna, Giorgio Mirandola Ponte Possero, Eros Campani della Logistica Ferrari, Giovanni Rigo del Marcon, Antonio Temporin, Malificio Sportivo Io, quindi Franco Parini della Due Valli e Adriano Venturini della BD Fast Cycling Team. Ricordo, Adriano Zerminato difende i colori del 3B Elisa. La categoria Super Gentleman A è compresa negli anni dai 56 ai 62, e il Super Gentleman B invece dai 63
ai 75 anni. E siamo alla categoria Gentleman, si è corso sulla distanza degli 81 km, ha vinto l'ex professionista Roberto Pagnin del gruppo sportivo Barbariga, che ha si è imposto appunto percorrendo la distanza in un'ora 18 prime e 53 secondi, la media oraria di 61 e 61, precedendo in volata Riccardo Tarlao della De Luca Renault, Alberto Riboni, team Riboni Mocassir, Ruggero Lorenzin del Fior di Frutta Gem, Mario Faggion della New Line Sossano, Rodolfo Adamoli, sportiva pedale ASD, quindi Radames Sporzon del team Scapin, Ettore Manenti del team Alpress e Carlo Pinaroli del team Ciclomania. È con grande piacere che ritroviamo un volto noto ai nostri microfoni, quello di Roberto Pagnin, che ha vinto la categoria Gentleman qui a Borgo Ricco per quanto riguarda l'Europeo, ma insomma è l'ennesima vittoria da quando ti sei così cimentato in questo mondo dei ciclomatori. Ma io ti dico la verità, a me piace tanto correre in bicicletta perché ho iniziato da bambino e ho ancora questa grande passione. E poi sei coinvolto dentro perché ci sono degli amici, ti tirano dentro, parlano, poi dopo, il giorno dopo perdi, il giorno dopo vuoi vincere. Quando hai l'agonismo dentro poi si scatena qualcosa dentro e la passione ti porta ad andare oltre. Comunque possiamo dire che hai vinto quasi in casa, insomma. Sì, abito vicino qua, per cui a vincere in casa fa sempre piacere. È venuta la vittoria. Io dico solo grazie al mio sponsor perché mi dà la possibilità di andare a destra e a sinistra, allenarmi, non come un professionista, però facciamo delle belle cose con il nostro gruppo. E Franco Gomme è uno sponsor molto valido perché abbiamo 27 corridori in squadra, tra cui avevamo Yuri che è morto l'anno scorso, Robic che ha fatto grandi cose e ci è mancato una persona molto importante per la nostra squadra. E allora la vittoria di oggi a chi potrebbe essere dedicata, Roberto? Io penso anche per lui perché è un ragazzo che se lo meritava, è una persona molto umile. Penso che la vittoria è venuta così, ecco, anche per lui, perché essendo stato un compagno di distanza e si condivide tante cose, e poi avevamo una bellissima, un bel rapporto di amicizia e così è andato, insomma, ecco. Per finire, Roberto, quando metterà la bicicletta sul chiodo? Ma ti giuro, io provo sempre a tentare di smettere, perché ogni anno dico domani, prossimo anno smetto, invece è una cosa più forte di me e cercherò di diminuire un po', ma non ce la faccio. Non riesco proprio a smettere. Due anni fa fu tricolore, adesso siamo addirittura a livello europeo. Sì, bene. Allora direi che sicuramente per l'amministrazione comunale è motivo di soddisfazione e di orgoglio avere la possibilità di ospitare una manifestazione di questo livello. E direi che questo è sotto un duplice aspetto, no? Sia perché abbiamo la possibilità di far conoscere le bellezze del nostro territorio. Ecco, Borgo Ricco è famosissimo per il suo graticolato romano e forse è uno dei luoghi in cui si è meglio mantenuto. E direi anche per l'aspetto sportivo. Ecco, questa manifestazione dà sicuramente la possibilità di essere a contatto con la nostra gente. La nostra gente ha la possibilità di conoscere l'importanza di quella che è una manifestazione sportiva, di quello che è lo sport come il ciclismo, che sicuramente se vissuto nella giusta maniera può essere anche motivo di crescita. Sindaco, un lavoro in sinergia con questi fratelli Vecchiato, insomma, certo, che sono instancabili su queste cose. Sì. Allora io direi che è doveroso ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per organizzare questa manifestazione. Abbiamo la fortuna di avere proprio qua nel nostro territorio appunto i fratelli Vecchiato, che ormai hanno un'esperienza direi pluriennale, no, nell'organizzare queste manifestazioni, e penso che questo sia stato uno dei motivi per cui Borgo Ricco e Massanzago è riuscito proprio a portare nel proprio territorio una manifestazione di questo livello. Si è avverato un sogno e una speranza che lei aveva già riferito ai nostri microfoni 2 anni fa. Allora era appunto stato campionato tricolore, ma adesso è di portare qualcosa ancora di più grande qui, ci siete riusciti. Sì, grazie a questo impegno dell'associazione Colorificio Sant'Eufemia siamo riusciti proprio a ottenere questo grande risultato, che era un sogno 2 anni fa proprio, che noi volevamo proprio portare una manifestazione a livello europeo, internazionale, che qui da noi non c'era mai stata. Questa è stata realmente una grande soddisfazione per noi e per tutta l'amministrazione comunale,
e un grandissimo impegno per portare a termine questo grande evento. Grazie ancora all'associazione che siamo riusciti a collaborare molto proficuamente assieme per riuscire a questo grande risultato. Anche perché è un risultato che coinvolge anche gli amici Mastanzago, quindi due amministrazioni che hanno aderito a questo progetto. Sì. Questo è un grandissimo successo che noi qui nell'Alta Padovana, nella Federazione dei Comuni, siamo riusciti a ottenere, anche perché noi abbiamo un tavolo degli assessori allo sport di 11 comuni che portiamo avanti questi progetti e abbiamo avuto realmente dei moltissimi risultati in questi due anni di amministrazione e in questo tavolo di lavoro. Per finire, assessore, prima tricolore in questi giorni dell'Europeo, a quando il Mondiale? Speriamo che riusciamo a portare il Mondiale a più breve tempo possibile. Questo sarebbe realmente il massimo di portare un Mondiale nel nostro territorio, che qui non ci siamo ancora riusciti proprio. Questi comuni, Borgoricco, Sant'Eufemia, soprattutto anche Mastanzago, hanno ospitato due anni fa i tricolori, quest'anno sono arrivati a ospitare addirittura gli europei. Direi che il premio per chi si impegna quotidianamente per mantenere alti i valori dello sport, in particolare del ciclismo. Ecco, i complimenti della provincia di Padova, perché hanno saputo fare squadra, sono messi in rete. Borgoricco, Mastanzago insieme ospitano più di 1000 persone, più di 1000 atleti che conoscono la nostra bella provincia di Padova, che vengono qui, che promuovono anche il turismo, promuovono il territorio. Quindi lo sport che va in sintonia con la promozione del territorio, questa è una cosa bellissima. Diciamo che lo sport è sempre comunque veicolo anche proprio di turismo, se vogliamo. Sì, direi proprio di sì, ma come anche la cultura, tantissime cose che vengono fatte dalla provincia di Padova cercano di avere questo binomio, promuovere tantissime attività che siano cultura, che siano sport, per far sì che chi viene qui per fare cultura e per fare sport porti a casa un bellissimo ricordo, e non possono che farlo vedendo l'organizzazione, il territorio che è tenuto benissimo, e quindi la cosa funziona. La prossima tappa per finire potrebbero essere i mondiali, pari fra due anni, per mantenere la tradizione. Speriamo proprio di sì. Gli uomini ci sono, le competenze ci sono, la voglia di farlo c'è, e quindi speriamo bene. Direttori di corsa, durante la prima giornata svoltasi a Sant'Eufemia di Borgoricco, sono stati i signori Attilio Lamon, Tiziano Guin e Luigi Ongarato. L'ha detto alla giuria il signor Giuseppe Andreoso. Seconda giornata di gara invece a Mastanzago, a pochi chilometri appunto da Sant'Eufemia di Borgoricco, dove sono andate in scena le corse riservate ai veterani, ai senior, agli junior, ai cadetti e ai debuttanti. E siamo alle classifiche, cominciando proprio dai veterani, dai 40 ai 47 anni, vince Gianmarco Agostini, corridore di Castelfranco Veneto, portacolori del team Adige, che si impone percorrendo la distanza agli 81 km in un'ora 40 primi esatti, alla media oraria di 48 e 60. Agostini ha vinto in volata precedendo Giovanni Codenotti dal team Jolly Weir, Francesco Gianfriddo dalla Ceramica Lemmer, Marco Carnin della Member Toldo Racing, Fabrizio Facciotti Ceramica Lemmer, quindi Mauro Bonsi della Formigosa, Moreno Buso dal team 38 Trebi Impianti, quindi Riccardo Donati della Spinoce Zagis Idea Q, José Bueno della FIMAP M. Mister